occhi, vedevo, forse ho visto troppo, cose belle, ma molte cose brutte, in quartieri poveri. Tu sei andato a Porta Capuana, vero? Non vergogniamoci di dire la verità, povera, ci stava la fama, c'era la fama. Scugnizzo, vero? Sempre per strada. Un ricordo bello è che a mezzanotte, più di una volta a mezzanotte, mio padre Giuseppe, assieme a mio fratello Tonino, Antonio, mi venivano a cercare in tutti i cinema del quartiere della stazione centrale a Napoli. Io mi davo da fuori e mi nascondevo sotto ai sedili. Una volta io vado, perché lì facevano due film e sette documentari la settimana in comune. Una volta mio padre entrò, non mi trovò, però si fermò e si vide I Miserabili e poi mi ha detto dove lo ammazzavo. E la mattina alle sette incominciava mio padre a studiare, prima con un tamburello da studio, con un pezzo di legno fatto da Don Vincenzo Scarpano, un calzolaio che sopra ci aveva messo un pezzo di gomma, una specie di tamburello per allenamento da tavolo. Poi passava al xilofono e al vibrafono, poi toccava a mio fratello Romeo con la batteria. Io entravo nel letto, aspettavo che se niente, aspettavo che andavano lì. Quando avevano finito loro, attaccavo io un frango. E lì ci fu l'unica persona al mondo che mi ha pagato. Lui si chiamava Donna Concetta, abitava a fianco, ma era di cartongesso il muro, erano quelle case antiche che avevano tante stanze, però poi avevano messo il busto da una concetta. Che lei, Donna Concetta? Dice: Dulli, la voglia bene, ti do 50 lire se ci metti di suonare.